Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del Prima TG. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato oggi la legge approvata ieri dal Parlamento che ha istituito la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus, che verrà celebrata non solo oggi ma il 18 marzo di ogni anno. Lo ha reso noto proprio il Quirinale, infatti in mattinata il Premier Mario Draghi ha posato una corona d'alloro sulla stele dedicata alle vittime del Covid al cimitero monumentale di Bergamo, mentre veniva letta la poesia di Ernesto Olivero, che è scolpita sulla stele. Il Premier ha infatti deciso di celebrare la prima giornata nazionale delle vittime del Covid nella città più colpita dalla prima ondata, con oltre 3.400 vittime ufficiali per Covid, anche se quelle stimate sono circa 6.000. Poi Draghi si è spostato al Parco della Trucca per l'inaugurazione del Bosco della Memoria, dove si è piantato un tiglio donato dal comune di Bucari nel Siracusano. Davanti al giovane albero è stata già sistemata la vanga, mentre il Premier ha parlato davanti a un ristrettissimo gruppo di persone. Fra loro anche il sindaco Giorgio Gori, il vescovo Francesco Beschi, il presidente della provincia Gianfranco Gafforelli e il prefetto Enrico Ricci. Ascoltiamo proprio un estratto del discorso del Premier Mario Draghi. Oggi è una giornata piena di tristezza, ma anche piena di speranza. E vorrei tutti voi mi sentiste vicino nella tristezza e nella speranza. Lo Stato c'è e ci sarà, signor Sindaco. Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti. A partire da qui, da questo luogo che ricorda chi non c'è più. In questa città, come ricordava il signor Sindaco, non vi è nessuno che non abbia avuto un familiare o un conoscente colpito dal virus. Cari bergamaschi, avete vissuto giorni terribili in cui non vi era neanche il tempo di piangere i vostri cari, di salutarli e accompagnarli per l'ultima volta. Sono tante le immagini di questa tragedia che hanno colpito tutti in Italia e nel mondo. Ma una su tutte è indelebile, la colonna di camion militari carichi di bare. Era la sera del 18 marzo, esattamente un anno fa. Questo bosco non racchiude solo la memoria delle tante vittime cui va oggi il nostro pensiero commosso. Questo luogo è un luogo e un simbolo del dolore di un'intera nazione. E lo testimoniò già con la sua presenza alla commemorazione del 28 giugno al cimitero monumentale il Presidente della Repubblica. Quella carezza che ricordava il signor Sindaco. È anche il luogo di un impegno solenne che oggi prendiamo. Siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette. Solo così rispetteremo la dignità di coloro che ci hanno lasciato. Solo così questo bosco della memoria sarà anche il luogo simbolo del nostro riscatto. Tanti i messaggi di cordoglio per la giornata dedicata alle vittime del Covid, tra questi anche le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che dichiara: è una giornata di grande dolore per tutti quanti noi, per tutti quelli che hanno seguito in questo anno le vicende del Covid. C'è stato quasi quotidianamente un incontro con la sofferenza, la solitudine, l'angoscia delle persone. Sono situazioni e immagini indimenticabili che domandano a ognuno di noi una grande consapevolezza della drammaticità e dei problemi. Esprimiamo il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime, nel cui ricordo ribadiamo l'impegno a mettere in campo tutte le misure e le iniziative necessarie per porre termine quanto prima a questo calvario ed evitare altre sofferenze e altri lutti. Gli fa eco anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ascoltiamolo. Non è solo il ricordo e l'attualità, stiamo in piena terza ondata con centinaia di morti al giorno, quindi è ancora lunga la battaglia per uscire dalla pandemia, però oggi era doveroso che i sindaci d'Italia si unissero simbolicamente, stando sotto i propri municipi, per ricordare le tante vittime, oltre 100.000 morti. Quindi una tragedia terribile, bisogna continuare a lottare e avere quell'ottimismo necessario per vedere la luce fuori dal tunnel. Speriamo che oggi arrivi qualche parola di chiarezza che diradi un po' la confusione,
la mancanza di trasparenza e anche di parole chiare da parte del governo. Io mi auguro che dopo che gli organismi scientifici dicano qualcosa di chiaro sia il Presidente del Consiglio a parlare agli italiani, perché da un punto di vista politico l'Europa sta perdendo già rispetto all'Inghilterra, alla Russia, a Israele, agli Stati Uniti, alla Cina, siamo indietro. Bisogna spiegare perché stiamo indietro, perché essere indietro significa avere più morti, essere indietro significa avere una pandemia sociale ed economica e del lavoro che non si riesce ad affrontare. È complicato poi accettare in un momento in cui lo stress psicologico di una nazione intera è forte, che il giorno prima si dica agli italiani dall'alto, no, delle istituzioni, non vi preoccupate, AstraZeneca è sicura, non ci sono ragioni perché venga sequestrata, la mattina dopo vengono sequestrate tutte le somministrazioni in tutta Italia. Quindi ci rendiamo conto che è un momento difficile, ma proprio perché è difficile ci vuole credibilità, trasparenza e chiarezza. Io mi auguro che oggi questa possa avvenire e mi auguro che possa riprendere velocemente la campagna vaccinale, perché senza i vaccini si allontana di gran lunga l'uscita dal tunnel. Sono 24.935 nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore su 353.737 tamponi, così come descrive il bollettino odierno del Ministero della Salute, con 423 decessi odierni e un tasso di incidenza pari al 7,04%, in aumento quindi di 0,8 punti rispetto a ieri, quando era stato del 6,2. La curva delle nuove infezioni segue lo stesso andamento delle settimane precedenti, raggiunge i punti massimi a metà settimana, quindi tra giovedì e venerdì, per poi decrescere nel weekend fino al livello minimo del lunedì seguente. Lo scorso giovedì sono stati registrati 25.673 casi con un tasso di positività del 6,9%. Questa curva quindi appare più bassa rispetto alla campana osservata ottobre-novembre, almeno finora, ma più dilatata nel tempo ed è partita da un plateau alto di 15.700 casi a febbraio. L'andamento epidemiologico in Campania registra 2.507 nuovi casi, di cui 284 identificati da test antigenici rapidi, 1.604 gli asintomatici e 619 i sintomatici. Il totale dei tamponi effettuati è 26.207, mentre 13 decessi, 6 nelle ultime 48 ore e 7 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata di ieri. Il report posti letto di terapia intensiva disponibile è 156, di cui occupati 153, e 3.160 posti letto di degenza disponibili, di cui occupati 1.562. In diverse regioni d'Italia l'occupazione dei posti letto di area medica da parte dei pazienti Covid supera in 9 regioni la soglia di allerta, quindi il 40%. In Campania è di poco sotto alla soglia critica, il 37%, e soprattutto nelle terapie intensive il tasso di saturazione nazionale oltrepassa la soglia critica, attestandosi al 36%. Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra i casi di trombosi e la somministrazione dei sieri. Lo afferma la direttrice di EMA, Emer Cook, argomentando il via libera al vaccino. Per la commissione clinica dell'EMA il vaccino di AstraZeneca non può essere associato ad un incremento degli eventi di trombosi. Questo è un vaccino sicuro ed efficace, i suoi benefici, la protezione delle persone a Covid-19 e dei rischi associati e le ospedalizzazioni superano i possibili rischi. Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca. I casi di trombosi dopo la stessa somministrazione sono inferiori a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata, ha dichiarato Sabine Strauss, presidente della Commissione di Farmacovigilanza. Vaccinando milioni di persone è inevitabile che si verifichino casi inattesi. Fino a ieri sono stati segnalati 7 casi di coagulazione intravascolare e 18 casi di trombosi su quasi 20 milioni di persone vaccinate.
ha dichiarato la dottoressa Sabin Strauss, presidente del Comitato della Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza dell'EMA. Nonostante ciò, il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca deve essere aggiornato. È importante che venga comunicato al pubblico, agli operatori sanitari, perché apprendano meglio queste informazioni, permettendo loro di mitigare questi effetti collaterali. Molti Stati membri stanno aspettando il risultato di questa revisione sulla sicurezza del vaccino. Hanno indicato che ciò che fa l'EMA dal punto di vista scientifico è molto importante per loro per prendere una decisione su come continuare con i vaccini. Oggi quindi stiamo mantenendo la nostra promessa, si conclude dalla conferenza stampa. Si scambiavano sui social immagini e video di minori abusati o vittime di violenze, tra i quali anche neonati. La rete è stata scoperta dalla polizia postale al termine di un'indagine coordinata dalla procura di Catanzaro, che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 119 persone in tutta Italia. 3 gli arresti. Complessivamente gli investigatori hanno individuato 28.000 immagini e 8.000 video a carattere pedopornografico, sequestrando 230 dispositivi informatici. Gli indagati hanno un'età compresa tra i 18 e i 72 anni e appartengono a diversi contesti sociali, circostanze che fanno emergere l'assoluta trasversalità del fenomeno, che ricomprende professionisti, studenti, disoccupati, pensionati, impiegati pubblici e privati, militari, un appartenente alle forze di polizia ed anche una guardia giurata. L'indagine è partita un anno fa sulla base di una serie di segnalazioni arrivate attraverso il circuito internazionale di cooperazione in materia di contrasto allo sfruttamento dei minori online con enti esteri, associazioni non governative, al Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale. Gli accertamenti hanno consentito di individuare i 119 user utilizzati dagli indagati per scambiarsi il materiale, hanno portato alla perquisizione di oggi, che hanno interessato 16 regioni italiane e 60 province. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno sequestrato cellulari, tablet, hard disk, pendrive, computer, cloud, account email e profili social associati. E notizia di qualche giorno fa del neonato gravemente ustionato dai suoi genitori, al momento ancora ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Santo Bono di Napoli. Non vi sono aggiornamenti sulle condizioni del neonato, mentre man mano le forze dell'ordine stanno ricostruendo i fatti che hanno portato al suo arrivo in ospedale. Un 46enne e la 36enne, insieme da circa 6 anni, avevano già visto negata la custodia di 2 figli di 1 anno e mezzo e 4 anni, che nati da precedenti relazioni erano stati riaffidati ai rispettivi ex compagni. I due pensavano che sarebbe andata così anche per il nuovo nascituro e quindi volevano tenere nascosta proprio la nascita. Già il taglio del cordone ombelicale praticato da mani inesperte aveva esposto il neonato al pericolo di infezione. Poi l'uso di disinfettanti inappropriati ha probabilmente ustionato il piccolo fino alla chiamata dei soccorsi. Torniamo a parlare di Covid. Continuano a salire positivi anche sul territorio di Caserta, come certifica l'ASL locale nel bollettino di oggi, giovedì 18 marzo. Sono 383 i nuovi contagiati, con 234 guariti e 10 decessi. I test elaborati sono 2568, per un tasso di positività del 14,91%. Nel saldo complessivo sono 139 in più i positivi in provincia. Caserta resta ancora in cima per numero di contagi, con 583 casi attivi, seguita da Maddaloni con 500 e Marcianise con 375. Visita nella giornata di oggi dedicata al cordoglio delle vittime del Covid dell'onorevole Piero De Luca al presidio della difesa presso la caserma Ferrari Orsi di Caserta, il centro vaccinale più grande della Campania e tra i più ampi di tutta Italia. Presente anche il sindaco di Caserta Carlo Marino, con il quale ha fatto il punto della situazione. Il massimo impegno deve essere rivolto oggi al rafforzamento della campagna vaccinale, ha dichiarato Piero De Luca. Il vaccino è l'unica arma che può portarci fuori dalle emergenze e farci tornare alla normalità. Poi il plauso alla Brigata Garibaldi. Grande professionalità, organizzazione e abnegazione sono visibili negli occhi della Brigata Bersaglieri Garibaldi e di tutto il personale sanitario della Regione Campania impegnato, che ringraziamo per il lavoro quotidiano. La loro forza e soprattutto i loro sacrifici ci danno speranza e fiducia per il futuro. Proprio oggi, nella giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha fatto il punto della situazione. Ascoltiamolo.
Oggi è una giornata importante, importante per la nostra città e per il nostro paese. Il 18 marzo sarà per sempre, per la nostra storia, per la storia del nostro paese, il giorno in cui ricorderemo, è la giornata della memoria, è difficile anche me raccontarlo, perché è la giornata della memoria del ricordo delle persone vittime da Covid-19. Il momento in cui dobbiamo ricordare i nostri cari, i nostri amici, i nostri defunti della nostra città. Ben 45 non ci sono più, morti da Covid-19, ed è giusto che noi anche come città li ricordiamo. Abbiamo deciso di mettere tutti i sindaci d'Italia, compresa Caserta, la bandiera a mezz'asta. Alle ore 11 ci siamo fermati tutti per un minuto di ricordo ai nostri cari, alle persone che non ci sono più, alla memoria di chi ha sofferto per Covid-19, di quanti ancora stanno soffrendo. In questa città abbiamo ancora 575 positivi a Covid-19 e c'è una curva che sale ancora. Ogni giorno in Italia ci sono circa 500 persone che muoiono da Covid-19. È una guerra difficile che sta continuando. Sapete che a Caserta c'è il più grande centro vaccinale della Campania, è uno dei più grandi d'Italia. Ma abbiamo bisogno di vaccini. Sapete che stiamo facendo un grande lavoro di verifica e controllo del territorio, ma dobbiamo essere tutti rigidi nel rispettare la zona rossa e le prescrizioni. Vedo ancora troppi furbi, non servono i furbetti in questo periodo perché ci sono persone che soffrono, c'è la terapia intensiva e subintensiva che iniziano a essere piene, quindi facciamo rischiare molto la vita alle persone che diventano positivi. Abbiamo anche sintomatici, non più tanti asintomatici, ma anche tanti sintomatici. Questo significa che siamo nella curva più delicata e più attenzionata dai medici per l'elemento della pandemia e per l'aspetto epidemiologico che è nella nostra comunità. Noi siamo una comunità forte, abbiamo resistito, stiamo vincendo, siamo meglio degli altri. Lo dico con molta franchezza. Sia i cittadini, sia le istituzioni, sia tutti abbiamo lavorato, ma dobbiamo continuare. A Macerata Campania, le forze dell'ordine, unitamente al personale della questura di Caserta, hanno proceduto all'arresto di un giovane di San Marco Evangelista. Il 22enne, a seguito di serrate indagini condotte dalla stazione, è stato identificato quale autore di una rapina aggravata commessa il 16 marzo presso il distributore di carburante a Macerata Campania, dove, armato di pistola, si era fatto consegnare da un dipendente dell'esercizio la somma di 335 euro per poi darsi alla fuga. Nel pomeriggio del 17 marzo i militari sono intervenuti proprio presso il distributore di carburanti, dove poco prima il giovane si era nuovamente presentato armato di pistola, formulando al dipendente del distributore una richiesta estorsiva di una somma di denaro non meglio quantificata, che sarebbe passato poi a prelevare in un secondo momento. Il rapinatore, individuato e ricercato, è stato poi rintracciato e bloccato dopo un breve inseguimento. L'arrestato è stato associato presso la locale casa circondariale. Il sindaco di Liberi, Antonio Diana, ha comunicato con un messaggio social che il comune è tornato ad essere Covid-free. Cari concittadini, dichiara, vi comunico la migliore delle notizie possibili in questo particolare momento storico. Nel comune di Liberi non ci sono più persone positive al Covid. Le ultime persone positive hanno effettuato il tampone molecolare con esito negativo. Da oggi quindi ridiventiamo un comune free Covid. Questa notizia non deve però farci abbassare la guardia. È importante continuare ad avere atteggiamenti responsabili per salvaguardare la propria salute e quella degli altri. Vi invito pertanto a continuare a rispettare le norme anti-Covid dell'uso della mascherina, distanziamento sociale e lavaggio frequente delle mani. Da questa settimana sarà possibile prenotare sul portale della Regione Campania il vaccino per le persone con oltre 70 anni. Da oggi invece solo tramite il proprio medico curante è possibile prenotare sempre sul portale della Regione il vaccino per le persone fragili. Il vaccino, conclude, oggi resta l'unico mezzo a nostra disposizione per sconfiggere questo maledetto virus e io mi vaccinerò.
Chiudiamo con lo sport e in particolare con il calcio, giornata di ribellione e di sfoghi per gli ex calciatori del Napoli. Dopo Arek Milik è stata la volta anche dell'attaccante ora in forza all'Udinese Fernando Llorente, che ha rilasciato un'intervista all'emittente spagnola EFE tornando sui risvolti negativi della sua esperienza azzurra. Da quando è andato via Ancelotti, dichiara, non ho avuto più spazio e non mi hanno voluto tenere neanche quando c'era una vera e propria emergenza. L'Udinese per me è stata la scelta perfetta. Quando sono arrivato sono rimasto ancora più sorpreso all'organizzazione di un top club. A Napoli ho trascorso un periodo brutto, non ho mai avuto problemi con Gattuso, ma da quest'estate ero la terza scelta dopo Osimhen e Petagna. Poi mi sono infortunata e mi hanno dimenticato. È stato un orrore essere fermo 6 mesi per un giocatore con le mie caratteristiche. Poi in questa stagione la società mi ha tolto il numero di maglia, mi ha fatto allenare a parte con Milik e Onas fuori rosa. Una mortificazione. Parlavamo anche di Arek Milik, che gli ha fatto eco questa volta all'Equipe. Sto molto bene qui a Marsiglia, è un grande club, a Napoli ero in una situazione brutta, in estate mi è stato proposto il rinnovo all'addio. La pandemia non ha aiutato e così sono rimasto fuori rosa fino a gennaio, quando il Marsiglia mi ha fortemente voluto. Ho pensato che fosse una buona opportunità, non volevo aspettare fino alla prossima estate. Sarei potuto andare in una big, ma per me la priorità è la serietà e giocare. Un anno fermo sarebbe stato devastante. Non l'ho trovato giusto perché c'erano altri giocatori nella mia situazione che però hanno continuato a giocare, ero molto frustrato. Sono stato emarginato dal club, non dalla squadra o dallo staff. Certe cose in una società più seria non sarebbero successe. Passiamo anche alla Serie C, Girone C. Grande pareggio ieri per la Casertana, che ottiene un punto importante contro il Bari al San Nicola per 1-1. E c'è anche un pizzico di rammarico perché i rossoblù hanno sfiorato in più occasioni e soprattutto nel finale persino la vittoria. Ascoltiamo al fischio finale le parole in conferenza stampa di mister Guidi e di Capitan Carillo. Sì, noi siamo questi, abbiamo dato una grande risposta, nonostante le assenze comunque importanti, perché è inutile nasconderci. Abbiamo fuori giocatori importanti per il nostro gioco, per quello che proviamo e prepariamo, ma i ragazzi sono fatti trovare pronti. Questo è un gruppo che ha dimostrato di avere gli attributi, è venuto qui a Bari a fare la partita come l'avevamo preparata. Sapevamo che avrebbero potuto innervosirsi stando compatti, stando stretti e giocando da grande squadra. Quindi siamo riusciti a prenderci un punto. In realtà io personalmente rientro a Caserta, così come tutti i miei compagni, anche rammaricati, e questo è il segno del grande processo di crescita che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, perché abbiamo avuto palle gol nitide con le quali potevamo andare in vantaggio alla fine. Purtroppo non le abbiamo sfruttate, ma ci teniamo a questo punto, che fare un punto contro questa squadra vale sicuramente di più. Sono rimasto contentissimo perché nei loro occhi c'era il rimpianto di non aver vinto a Bari, e questo la dice lunga su quella che è stata la prestazione dei ragazzi. Eravamo in grandissima difficoltà, ma questa è stata l'ennesima risposta, semmai ce ne fosse bisogno, di un gruppo eccezionale di ragazzi seri che sanno nelle difficoltà tirare sempre fuori qualcosa in più, e oggi ne è stata la dimostrazione. Oggi c'è solamente da fare dei grandissimi complimenti. Eravamo davanti a una squadra costruita per vincere, con ambizioni di Serie B, una squadra giovanissima, con 6 under in campo, e per loro oggi hanno avuto l'opportunità, davanti a dei giocatori di alto livello, di dimostrare che ci possono stare, e questa è la dimostrazione del lavoro certosino che fanno quotidianamente. Quindi veramente un grande gruppo, dei grandi singoli, e sono orgoglioso di ognuno di loro. Sì, ma c'è totale sintonia tra staff tecnico e giocatori. Loro mi seguono, io credo in loro, e oggi è stata la risposta di quello che hai giustamente detto te. Hanno preso la palla al balzo, hanno cercato di provare a fare un'ottima prestazione come è stata fatta, e abbiamo costruito tantissime situazioni per andare a vincere addirittura la partita su un campo prestigiosissimo. Detto questo, insomma, io oggi li dovrei menzionare tutti, ma c'erano anche dei calciatori che avevano avuto poco minutaggio. Al rientro Ciriello, che è un 2002, davanti ai capocannonieri del campionato come Antenucci e Cianci, ha fatto una grandissima figura. Vella si è confermato, specialmente nel secondo tempo. Rillo
che ha giocato pochissime partite. Oggi davanti a Marras ha fatto un'ottima partita. Varesanovic ha avuto l'opportunità di rigiocare da titolare dopo un po' di tempo, ha risposto presente. Matese si è confermato pur essendo un 2001. Longo è entrato benissimo, oltre che chiaramente tutti quelli che ormai sono protagonisti assoluti che faccio fatica anche a menzionare, perché ormai avevano acceso già i riflettori su di loro, i vari Cuppone, Turchetta, Rosso, Pacilli e Santono e Santoro ormai si stanno confermando prestazione dopo prestazione. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi di Teleprima alle 21.30, come ogni giovedì una nuova puntata di 30 minuti con, invece appuntamento a domani mattina con la rassegna stampa live di Teleprima e tutta la nostra informazione. Buona serata.